Si chiama In strada la prima giornata per sensibilizzare i giovani al tema della sicurezza alla guida. A Torino ci sono state esercitazioni, dimostrazioni e simulazioni. Vediamo. L'hanno chiamata In strada, la prima giornata per educare i più giovani alla sicurezza, alla guida e al valore della vita. Ma è in piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Torino, che l'Associazione Vigili del Fuoco e Cittadini Italia, da sempre impegnata per la promozione della sicurezza stradale, ha dato spettacolo facendo informazione. In strada ha infatti proposto spazi espositivi e workshop, laboratori stradali di guida in sicurezza, simulazioni di situazioni di pericolo, esercitazioni di soccorso stradale. In più ha messo a disposizione alcol test e narco test, ha effettuato test drive in forma di slalom al fianco di un istruttore di guida e ha offerto gratuitamente corsi di guida ai neopatentati. Le vittime di incidenti stradali in Piemonte sono progressivamente diminuite negli ultimi anni del 30%. Molto resta ancora da fare, però, per raggiungere l'obiettivo indicato dall'Unione Europea di dimezzare il numero di vittime entro il 2010. Abbiamo già approvato due decreti importanti, sono stati sequestrati 10.000 mezzi a coloro che sono stati trovati alla guida in stato di ubriachezza per aver assunto droghe. Alla Camera abbiamo approvato all'unanimità un documento importantissimo sulla sicurezza stradale, adesso lo stiamo discutendo al Senato. In strada è il punto di partenza di una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che il prossimo anno coinvolgerà anche scuole e università.